Ciao a tutti i Leopardi, siamo al Palagialdo insieme a coach Franz Conti. Coach, oggi una gara intensissima, un primo tempo dove eravamo in testa, Cusa ha recuperato nel terzo quarto e poi si è arrivati fino all'overtime e l'ha spuntata per 3 punti. Sì, poi abbiamo perso di 3, abbiamo avuto una serata molto negativa ai tiri liberi, 19 su 34, quindi insomma, poi la pallacanestro non è solo una questione di statistiche, ovvio, e bisogna dire che Cusa ha fatto un'ottima partita, sono stati molto vivi, molto intensi, ma non solo, hanno anche utilizzato molto bene la zona, sono stati tattici, ci hanno reso difficile giocare la partita e fare le cose dove noi troviamo di solito vantaggio. E sono stati veramente bravi, mi sento poi di fare i complimenti anche ai miei ragazzi e soprattutto Alex, che ha fatto il canestro che ci ha mandato al supplementare. Ieri sera aveva 39 di febbre, adesso c'è questa influenza anche che gira, colpisce un po' tutti, però lui veramente è riuscito, cioè con cuore, a giocare nonostante questa situazione. È un peccato, avevamo una grandissima occasione, visti anche i risultati di Rapallo e Savigliano, per andare temporaneamente al terzo posto, però pazienza, brucia perché è una sconfitta che brucia abbastanza, però è lunga, il campionato è lungo. Grazie, citavi prima Alex, ottimi tiri dalla lunga distanza con ottime percentuali oggi in questa bella serata qua al Palagialdo. Sì, non solo lui, anche i 5 punti di fila di Nicolas in un momento cruciale. Sicuramente il pubblico si sarà divertito, è chiaro che sarebbe stato bellissimo finire in un altro modo. Nel momento in cui siamo riusciti ad azzerare tutto con i supplementari ce la potevamo giocare, però di nuovo lì loro sono stati molto bravi, molto fisici, non hanno mai abbassato l'intensità e l'energia per tutta la partita, e quindi di nuovo bravi. Ancora grazie coach e come sempre Leopardi Pride.